scrivono gli scrittori non è ancora niente in confronto alla realtà. Sì, certo, scrivono che tutto è terribile, che tutto è marcio e rovina, che la nostra è una catastrofe, che siamo senza via d'uscita. Ma tutto quello che scrivono non è niente in confronto alla realtà. La realtà è talmente orrenda che non può nemmeno essere descritta. Nessuno scrittore è mai riuscito a descrivere la realtà così come veramente. E questa è la cosa tremenda. La soluzione, secondo loro, quella che pensano sinceramente, è fare come 50 anni fa, mandarci nelle camere a gas. Non lo togli dalla testa alla gente, io non mi sbaglio. Se potessero, ci ammazzerebbero anche oggi, senza alcuno scrupolo. Mio fratello si era ritirato con i suoi Kleist, Goethe, Kafka, anche per sfuggire a questi orrori. Ma non è possibile fuggire per tutta la vita, ritirandosi solo nella poesia, nella musica. A un certo punto non funziona più. A quel punto può darsi che non resti altro che il suicidio.